Buon Samurai a tutti. Trasmissione numero 28 del 14 marzo 2024. Anticipiamo di un giorno le idi di marzo, che si riferivano al 15 di marzo. Questa ricorrenza arriva a noi dall'epoca romana e ci ricorda la morte violenta di uno degli uomini che hanno fatto grande la storia di Roma, Caio Giulio Cesare, nel 100 a.C., 44 a.C., a seguito di una congiura portata avanti da Marco Giunio Bruto, 79-78, 42 a.C. Famosa frase, tu cuoche Brute, figli mio, anche tu Bruto, figlio mio, ma coincide, e lo si vede dal nostro sfondo, marzo è il tempo del Sakura, il fiore di ciliegio, che è il fiore dei samurai. Si dice nella traduzione letteraria, il fiore migliore è il fiore di ciliegio, l'uomo migliore è il samurai. Benvenuti ai nostri ospiti dalla Toscana, di Curzio Malaparte, 1808-1957, come diceva lui, i maledetti toscani. Abbiamo qui in studio il professor Giovanni Gordiani, presidente Euretis Ezia, nonché Sergio Donati, professionista di alto rango della finanza, già vicepresidente del settore karate FILCA. E tra l'altro, non dimentichiamo, Berretto Amaranto della Folgore. Quindi personaggi veramente eclettici. Prima di passare alla famosa politica che regna sovrana in tutti i sensi, voglio ricordare che in questi giorni sul canale 176 digitale terrestre ruotano tutte le nostre puntate dal primo numero di questo anno. Quindi se volete sbizzarrirvi avrete un bel numero di trasmissioni da guardarvi con molta calma a casa vostra. E adesso, come di consueto, andiamo alla frase di apertura. Un problema non è finito solo perché hai trovato la soluzione giusta. Yokogawa. Yokogawa è una scrittrice giapponese, è considerata una delle più importanti autrici postmoderne contemporanee giapponese. Dal 1988 ha pubblicato più di 20 lavori, fiction e non fiction, e ha vinto tutti i migliori premi letterari giapponesi. Quindi, un personaggio veramente importante. Ed ora andiamo all'arte del possibile, la politica. E via con la nota sigla. Per onorare la giornata internazionale della donna, l'8 di marzo, che abbiamo fatto una grande puntata tutta rivolta alle donne, un bello sciopero generale, nello stesso giorno, che ha coinvolto anche il trasporto ferroviario, tema contrasto al femminicidio e la violenza, parità di generi, e questo dovuto alle grandi confederazioni del lavoro. Non so se è stato un bel regalo per la festa delle donne, comunque prendiamola per buona. Giochi del Mediterraneo di Taranto, tutto da rifare. La legge di Fitto è incostituzionale, i bandi vanno riscritti con il governatore Emiliano, ritardi ormai incolmabili. 275 milioni di contributi pubblici per la preparazione tragicomica che al confronto alle Olimpiadi di Milano Cortina sono quasi uno scherzo o un successo organizzativo. L'ultima tosta delle speranze di essere pronti per il grande evento in calendario è il giugno 2026. Arriva la consulta. La Corte ha dato ragione alla Regione Puglia e dichiarato incostituzionale il provvedimento con cui il governo Meloni e in particolare il ministro Fitto avevano centralizzato e commissariato il comitato organizzatore. Un po' come è successo a Milano Cortina per la pista di Bob 2026. Una rogna che ricade anche sulla partecipazione governativa di Sport e Salute, che dovrebbe occuparsi dei lavori dello stadio che è già stato in prammatica e nelle tempiste fuori dei tempi. Ai giochi del Mediterraneo rimane
meno di un anno e mezzo e a Taranto non c'è ancora nulla. Inaugurato il palazzetto polivalente dell'Acqua Cetosa, Malagò, la nascita di un impianto consente di sognare. La struttura è stata inaugurata al centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, all'Acqua Cetosa, dal presidente del CONI Giovanni Malagò e con il segretario generale Carlo Mornati, il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e il vicepresidente del CONI Silvia Sales e Claudia Giordani. Sono intervenuti tra gli altri il capo del Dipartimento Sport Flavio Siniscalchi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzacorona, Mezzaroma, il membro onorario del CIO Franco Canaro e numerosi presidenti federali e dirigenti CONI, a partire dal responsabile generale Alessio Palombi. Presentata la Giornata Mondiale dei Bambini, 25 maggio, festa allo Stadio Olimpico con Papa Francesco. I bambini rappresentano il presente e soprattutto il futuro di tutti noi ed è il nostro compito proteggerli e aiutarli a crescere. Sport e Salute cerca di farlo attraverso lo sport, che significa inclusione, socializzazione, rispetto dell'altro e abbattimento delle barriere. Il nostro dovere è dare a tutti i bambini le stesse opportunità di praticarlo. Come da sempre fa la Chiesa, ricordiamoci, lasciate che i pargoli vengano a me, quindi non abbiamo scoperto nulla di nuovo. Lo spazio è uno potente educatore sociale e va custodito. Durante l'incontro a Casa Santa Marta, a cui ha partecipato l'organizzatore della manifestazione, il presidente Mezzacorona ha parlato al Santo Padre del progetto Illumina, che partendo da Calvano, Sport e Salute sta portando avanti per conto del governo con l'obiettivo di recuperare dei centri che siano a disposizione dei bambini. Siglato a Roma il protocollo d'intesa tra Sport e Salute e Difesa Servizi. Valorizzare aree militari ad uso duale per realizzare impianti sportivi fruibili da tutti. E questo è uno dei punti del protocollo d'intesa siglato la scorsa settimana da Sport e Salute S.p.A. e Difesa Servizi S.p.A. A questo punto c'è da chiedersi come mai i centri militari non potevano essere utilizzati dagli sportivi civili nelle tutte le varie aree di pertinenza. Speriamo che finalmente si riapra anche questo capitolo. E ora diamo spazio ai nostri ospiti. Con il professor Giovanni Gordiani, presidente dell'Euretic Exia, al quale quando diamo il microfono dobbiamo fare molta attenzione perché è un grande chiacchierone che ci parlerà delle iniziative di Bruxelles, e Sergio Donati, già vicepresidente della FILCAM, settore del karate, il quale è un uomo di grande finanza, quindi avremo un bel terzetto molto operativo. Un piccolo aneddoto dei due toscani, come diceva Malaparte, attenti maledetti toscani, il padre del professor Giovanni Gordiani è stato il mentore professionale di Sergio Donati, quindi abbiamo tra l'altro due buoni amici ed entrambi karatechi. Karateka di lungo corso. Veniamo subito alla prima domanda. Caro professor Gordiani, tutti i partiti politici guardano le elezioni del Parlamento europeo di giugno. Cosa cambierà in particolare per lo sport? E soprattutto l'attuale presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si ripresenterà di nuovo? Queste domande da cartomante sono un po' difficili, però una la posso dire, rispondere con certezza. Cosa cambia? Probabilmente non credo che ci siano in ponte grossi cambiamenti per ciò che riguarda lo sport. Lo sport visto come Costituzione europea, Trattato Costituzionale Europeo, il suo articolo 165 è già
completo per tutti i suoi aspetti, ricorda gli aspetti educativi, culturali e sociali, e quindi c'è già tutto, bisogna metterlo in pratica, è quello che noi con la politica dei piccoli passi cerchiamo di fare tutti i giorni. Abbiamo aggiunto alle nostre linee guida un riferimento diretto allo spirito iniziale delle comunità europee, che era la pace, il discorso di Schuman che iniziava la paix mondiale, la pace mondiale, e quindi bisogna questo, in questi momenti bisogna pensarci sempre di più e bisogna far sì che la politica sportiva ritorni a essere una politica anche diplomatica, come lo fu ai tempi della famosa partita di ping pong fra Cina e Stati Uniti, che insomma aprì le porte a un dialogo e a conversazioni che focalizzavano sulla pace. Ora ce ne siamo dimenticati e bisogna che ce lo ricordi sempre il Papa, e in qualche caso è importante ascoltarlo, qualunque sia il credo di ognuno di noi. Sono parole sagge che i politici dovrebbero ascoltare, non solo quando ritorna comodo, ecco. Sentiamo Sergio Donati. Caro Sergio, abbiamo perso il contatto con Sergio Donati? Ecco, No, no, ci sono, ci sono. caro Sergio, cosa ne pensi del discorso che ha fatto il Papa proprio ultimamente che è stato travisato il concetto del vessillo bianco, non per la resa, ma per trovare un modo della pace? E la pace, la condividi la pace nello sport? In un momento come questo, verso le Olimpiadi di Parigi? Allora, la pace nello sport è, diciamo così, è una costante che si ripete nella storia. Anche popoli che sono stati duramente in guerra nel momento della competizione sportiva poi si sono abbracciati. Oggi forse non avviene sempre, però diciamo che lo sport è qualcosa che veramente avvicina i popoli, e se ci fosse più sport ci sarebbe sicuramente meno guerra. Ecco. Le competizioni sportive sono sempre state un momento di incontro, e come diceva appunto prima il professor Gordiani, sono stati punti di incontro, cultura, formazione. Questo ha sempre portato la pace. La cultura, la formazione, porta sempre la pace. Torniamo al E professor poi Gordiani. per non glissare sulla domanda che avevi fatto delle considerazioni che ha fatto Papa Francesco, insomma direi che non si può, diciamo così, non interpretare quello che è stato detto in una chiave, diciamo così, di grande saggezza. Voglio dire, non credo che il Papa volesse tirare da una parte o dall'altra una ragione che non c'è, perché la guerra non è ragione, la guerra è sempre torto. Ritorniamo al professor Gordiani. Visto che parliamo proprio che ragion di Stato e soprattutto il grande intelletto del Santo Padre che spiazza veramente tutti con la sua saggezza, il caso della croce che è stato tolto nel disegno, nel bozzetto di Parigi 24, togliendo la croce sulle Lise Invalides e su Notre Dame di Parigi. Come può essere interpretata questa cosa dal punto di vista sociale, culturale e così via, proprio in Francia, in cui il concetto della Chiesa è sempre stato importante dal Medioevo in poi? No, interessante la domanda. Il poster commissionato dal Comitato Olimpico a un artista
È ovvio che debba prescindere da tutto ciò che è simbologia, che sia questa una bandiera, che sia questa una simbologia religiosa. Quindi io penso che sia giusto, bisogna vedere il poster nel suo insieme. Abbiamo una Torre Eiffel rosa, è un aspetto giocoso di tutti gli elementi che sono stati introdotti. C'è l'onda polinesiana che sulla darsena di Marsiglia, una giostra intorno alla Torre Eiffel. Quindi probabilmente, forse mettere un simbolo religioso lì potrebbe essere anche interpretato nella direzione opposta, cioè inserire un simbolo religioso all'interno di una immagine giocosa potrebbe anche essere irrispettoso. Tant'è che la Chiesa francese non ha preso posizione su questo. Io ho letto e mi sono anche documentato su siti cattolici e così. Non ha preso una posizione. È stata una presa di posizione politica, e in questo caso io direi sarebbe meglio che la politica lasciasse fuori i simboli religiosi dalla propria propaganda. Come si dice, scherza coi fanti, ma lascia stare i santi. Ecco, ogni ambito, chiamiamolo di competenza, deve essere focalizzato su quello su cui si sta attualmente lavorando. Il CIO ha come, il Comitato Olimpico Internazionale ha come scopo principale l'unione dei popoli, e quindi penso che sia opportuno che la simbologia sia lasciata all'esterno e che si ritorni allo spirito olimpico, che era pace. Noi nelle nostre slides Euretics, quelle che utilizziamo alla Sorbona, ce l'abbiamo uno slides con De Coubertin, e c'è scritto Paix et esprit de Coubertin, quindi pace e spirito de Coubertin. Ecco, ritorniamo a quello, poi dopo ci possiamo sempre interrogare sulle problematiche che magari l'esclusione di atleti a seconda della nazionalità. Su queste cose io non sono d'accordo, penso che gli atleti e lo sport devono essere sempre accolti, e che non si possa fare discriminazione sulla base della nazionalità, cosa che attualmente invece mi pare che sia fatta come a volte, direttore, tu ricordi che c'è l'esclusione degli atleti russi e magari non di altre nazionalità. Quindi gli israeliani, per esempio, però io dico, gli atleti devono essere tutti inclusi, perché lo spirito delle Olimpiadi era la tregua olimpica. La tregua olimpica era il momento nel quale i vari eserciti si fermavano. Ecco, forse fermarci a riflettere un attimo con la bandiera bianca del Papa o senza, ma con quello spirito di Coubertin, fa bene, e fa bene a tutti. In questo momento ancora più di prima. Altrimenti le escalation, e io penso che questo, direttore, ce lo siamo detti subito dopo l'inizio delle battaglie, della guerra in Ucraina. Le armi portano escalation, Certo. escalation non fa bene a nessuno. Ce lo dicemmo a marzo, in tempore non sospetto, a marzo del 2022, me lo ricordo la trasmissione. Hai E detto penso che caso. bisogna, a volte bisogna ascoltarci di più. Bene, caro, sono d'accordo con te e abbiamo fatto questi ragionamenti proprio all'inizio della belligeranza. Adesso, caro Sergio Donati, ormai sono 4 anni che sei, diciamo, fuori dall'organigramma federale. Come vedi il karate di questi 4 anni? Il karate WKF, mettiamola così. Come lo vedi? Visto che ha partecipato a un'Olimpiadi 3 anni fa, 2021, 2020, ma 20, più uno, 2021, l'unico sport che ha partecipato una volta ed è uscito subito e non se ne parla fino al 2040. Cosa ne pensi? Ma innanzitutto diciamo che sono dispiaciuto per tutti i nostri ragazzi, perché chiaramente l'Olimpiade è stata una molla
che ci ha mosso per anni, ci ha fatto crescere, ha dato la possibilità a tanti ragazzi di sognare. Poi diciamoci la verità, insomma, il karate italiano ha fatto la sua bella figura alle Olimpiadi. Quindi noi dobbiamo sicuramente ringraziare tutte quelle persone che hanno lavorato per il raggiungimento delle due medaglie olimpiche. Voglio parlare quindi di Matteo Pellicone, di Giuseppe Pellicone, voglio parlare di tutte quelle persone che hanno contribuito anche alla crescita tecnica del karate italiano, Pierluigi Aschieri. Noi, cioè, troppo spesso ci piace tirare il sipario e non guardare più quello che c'è dietro. Dietro abbiamo la nostra storia che tanti uomini, tanti tecnici, tanti allenatori che oggi sono sul pezzo e che fanno grande la Fulcam, perché parliamoci chiaro, sì, i dirigenti sono bravi, si danno da fare, eccetera, eccetera, però senza il sacrificio dei nostri tecnici, dei nostri atleti, delle famiglie dei nostri atleti, non saremmo in grado di essere, diciamo sì, ancora così vitali. Devo dire che, insomma, mi piacerebbe vedere un altro tipo di karate, mi piacerebbe vedere un altro tipo di dirigenza, mi piacerebbe vedere che tutto il lavoro che è stato fatto nel tempo abbia creato degli step su cui poi crescere ancora. Parliamo soprattutto degli ultimi accadimenti, insomma, voglio dire, se dobbiamo avere un occhio a numeri, io credo che dobbiamo guardare con occhio benevolo anche i nostri cari amici della FICTA, di tutto il gruppo del tradizionale. Su questo noi dobbiamo continuare a lavorare. Occhio ai risultati che dobbiamo fare per il raggiungimento di risultati agonistici di rilievo, ma anche un occhio benevolo a tutti quelli che lavorano nelle palestre e che fanno parte del grande universo degli amatori. Perché se noi non capiamo questo, e questo ce lo dice il CONI, no? Se i nostri contributi sono legati al 60% ai risultati agonistici e al 40% sui numeri, bisogna avere rispetto di tutte queste, di tutte le componenti, no? Quindi lavorare per mantenere i numeri, per mantenere vitale il movimento e per avere soprattutto la possibilità di far crescere il movimento del karate in generale. Perché noi dobbiamo lavorare per unificare e non per dividere. Bene, proprio a tal senso. Caro professor Gordiani, facci tu uno screen hot del karate italiano, visto così nella sua suddivisione delle federazioni, e perché non troviamo almeno un modus vivendi tra tutti per collaborare, non unificarsi, ma collaborare seriamente per fare qualche cosa di concreto. Condivido, si sfonda una porta aperta. Allora, da una parte la frammentazione, considerando che si chiama arte marziale e quindi gli stili sono tanti, le scuole sono tante, gli stili sono tanti. Quindi una frammentazione naturale e sistemi di aggregazione naturale deve esistere. L'unificazione, che sia essa regolamentare, non può esistere in ambiti nei quali le scuole devono avere la loro autonomia. E quindi l'auspicio è di trovare un ombrello comune,
trovare un minimo comune denominatore nel quale tutti ci riconosciamo, perché se cominciamo a dover iperregolamentare tutto non ci arriveremo mai. Ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha le sue scuole che ormai sono consolidate da 50 anni e così via, però sui piccoli principi forse dovremmo fare di più e trovare quello che si può chiamare un grande centro di coordinamento nazionale, una grande commissione nazionale, un ombrello, troviamogli un cappello, un qualsiasi modo per dire ok, tutti ci riconosciamo in questo che si chiama karate, qualcuno lo chiamerà karate o qualcuno lo chiamerà in un altro modo, però tutti ci riconosciamo in certi principi. E quindi, e poi dopo l'azione deve essere quella di uno, il primo passo è il riconoscimento della legittimità l'uno dell'altro. Questo fanno le grandi federazioni di boxe a livello internazionale, che ognuna, è vero che ha la propria autonomia, però ognuna riconosce la legittimità dell'altra. Questo è il primo passo. Io penso che questo le grandi organizzazioni italiane al di fuori della federazione del CONI, quindi penso a FESIC, FICTA, FIC, quelli grossi, intanto potrebbero dare un grande segnale di riconoscimento reciproco, di legittimità dell'operatività secondo i propri regolamenti. Questo sarebbe il primo passo, una sorta di firma di protocollo, di intenti, dove si dice ok, ognuno si riconosce nella scuola del tal maestro giapponese, del tal maestro italiano, svedese, svizzero, non so che cosa, però tutti ci riconosciamo in certi principi. Ecco, questo sarebbe un primo passo, e anziché andare, che potrebbe far sì che si eviti quello che invece di solito si fa, che mi sembra ognuno dice ah, io sono meglio di quell'altro, per acchiappare 10 tesserati in più. Ecco, questo va superato, e questo, dato che la federazione, perché questo potrebbe essere anche il ruolo pacificatore della grande federazione, la federazione FICAM questo non lo fa, e quindi bisogna farlo da noi, diciamo, le basi giuridiche ci sono, basta utilizzarle. Io penso che questo sia un passo che debba essere fatto immediatamente, anche alla luce del fallimento del karate olimpico, perché il karate olimpico probabilmente, senza farci tante domande, probabilmente è fallito perché non piace al pubblico, perché è difficile, cioè mia madre non capisce chi ha vinto. Il problema è uno sport deve essere mediatico, immediato, uno deve immediatamente capire chi vince e chi non vince, no? Per esaltarsi, o per... invece nel karate è obiettivamente difficile. Quindi la prima cosa è trovare un sistema regolamentare nuovo che sia comprensibile a tutti, ai karateka, ai praticanti, agli esperti, e anche al pubblico, perché a volte c'è anche il pubblico, non tutti che guarda la finale dei campionati del mondo, non tutti sono grandi calciatori che possano fare più di 10 palleggi con una palla, e quindi la stessa cosa bisognerebbe applicarla anche mediaticamente per far sì che il nostro sport piaccia e piaccia a tutti. Bene, Sergio, caro Sergio, quindi seguendo il ragionamento del professor Gordiani, sarebbe proprio il caso a questo punto di fare una Martial Arts Commission italiana, come ci avevamo ai tempi degli anni Ottanta, che poi confluì nella prima FICTEDA di allora, eccetera. Cosa pensi come idea? Si possano analizzare queste persone, queste federazioni, e cercare almeno di collaborare, non cambiare o creare dei problemi a ciascuno al proprio orticello e alla propria attività, ma trovare un modo di collaborare e trovare un elemento una volta all'anno per stare almeno assieme e competere o anche studiare e creare una serie di
di rapporti conoscitivi interessanti per tutti. Ma senti, Spartaco, io credo, senza scadere nella retorica, però questo è un messaggio che mi pare che il nostro compianto presidente Matteo Pellicone aveva già portato avanti concretamente, perché non facciamo a volte, come capita, tanti tanti discorsi e tante chiacchiere. Noi dobbiamo metterci a lavorare con le persone, perché io credo tutto quello che è avvenuto con il discorso della FICTA, i primi approcci che avevamo avuto anche con la FESIC, io, cioè, parlando con queste persone, non ci sono, diciamo così, delle differenze che possano diciamo così, metterci in pericolo, fra virgolette, se una volta all'anno ci troviamo e facciamo uno scambio culturale per verificare se ci sono, diciamo così, delle novità, se ci sono degli elementi utili per la crescita delle federazioni in generale. Ma io parlo sempre non tanto delle federazioni, ma del movimento del karate in generale. Noi bisogna fare questo salto culturale in cui dobbiamo trovare qualcosa che ci unisce, perché di cose che ci dividono ce ne sono state negli anni anche troppe. Avevamo trovato, diciamo così, un momento di sintesi in cui si riusciva a lavorare insieme anche con gli amici della FICTA, con il maestro Shirai, con tutto lo staff di Gabriele Achilli, e questo era, diciamo così, il miglior viatico per poter far crescere il movimento. Avevamo già creato le prime premesse, i podromi per lavorare tutti insieme, e io credo che questa sia, diciamo così, un modo per creare quell'ombrello che diceva prima il professor Gordiani, in cui poi si inizia con un lavoro di carattere culturale e poi facciamo gli approfondimenti, salvaguardiamo diciamo così, le nostre peculiarità, le nostre differenze, però poi a un certo punto il parlare insieme e il parlare tutti insieme porta sicuramente a un'evoluzione delle cose, no? Quindi sono d'accordo, quello che dici te, dice il professore, è importante. Troviamo una volta all'anno, iniziamo una volta all'anno nello stare insieme e cercare, diciamo così, di parlare veramente della valorizzazione del movimento del karate e cercare di vedere se si può crescere insieme. Il dialogo, manca il dialogo. E a questione di dialogo, a questo punto direi alla regia, se è d'accordo, di andiamo su Vivi Sportivo per poi riprendere questo discorso in chiusura con le ultime valutazioni. Andiamo con la sigla Vivi Sportivo. Taekwondo, dal cuore dell'Italia a Parigi, 2024. Ilenia Matonti accende il sogno olimpico. Gli azzurri, tornati da Sofia, portano con sé un prezioso biglietto per le Olimpiadi di Parigi. Merito dell'incredibile impresa di Ilenia Matonti, una talentuosa giovane atleta proveniente dalla Campania. Nel torneo di qualificazione olimpica, la Matonti ha primeggiato nella categoria meno 49 kg, regalando all'Italia una performance di spicco che ha dell'incredibile. Il ritorno di un'atleta femminile italiana sulla scena olimpica dopo ben 16 anni di assenza. Con soli 19 anni è un futuro radioso davanti a noi. Judo, Grand Prix d'oro per Antonio Esposito, che vede Parigi, e argento per Pedrotti.
oro e argento nel Grand Prix a Linz e 4 medaglie a Podgorica nell'European Cup Junior. Antonio Esposito ha conquistato la medaglia d'oro negli 80 kg ed una brillantissima Irene Pedrotti ha conquistato la medaglia d'argento a Linz. Calendario Symposium, dove il karate si incontra da oggi 14 maggio al 17. Bell'Italia, l'EFA Village, Lignano, Sabbia d'Oro. Taekwondo, Kim e Liu, crescere insieme, 16-17 marzo a Riccione. Fesic, settore tradizionale, stage nazionale a Martin Sicuro, Teramo, con i maestri Scutaro, Ciccarelli, Frank Stark, Sabroe e Ferluga, 16-17 marzo. Stage nazionale Centro Nord West Ackley, Karate, formazione aggiornamento tecnico il 17 marzo a Calcio, Bergamo. Fight 1, Wolf FC, Fight Night 16 marzo, Antonicelli contro Barbara e Scherza contro Salviccio, a Casa Massima, Bari. Stage di karate tradizionale FITTA, diretto dal maestro Elio Giacobini, sabato 16 marzo a Villa Ormond Sanremo. Judo, campionato italiano juniores A2, Pallamaggiore Leini, Torino, 16-17 di maggio. Lotta, campionati italiani under 15, greco-romana, libera, e femminile, Lido di Ostia, Roma, 16 marzo. Ilio Semino e il laboratorio suo, Ikata del Tempio, workshop numero 2, 17 marzo a Busalla, Genova. Gara di karate tradizionale FITTA, promossa da Yudansha Karate Casale, secondo trofeo di karate Pulcino Amico. Casale Monferrato, 17 di marzo. Kwankido, stage Kowadao armi tradizionali, diretto dal maestro Roberto Bismaria e dagli esperti della World Union of Kwankido. 16-17 marzo, Vaprio Dadda, Milano. E adesso ritorniamo in studio. Eccoci. Siamo tornati in studio. Ma i nostri ospiti? Non vediamo i nostri ospiti. Professor Gordiani, Sergio Donati, siete ancora lì? Pronti? Ecco. Certo, ecco. Che sì, pronti. Molto bene. Parlavamo di non dico di unificazione, ma di collaborazione. A mio modesto parere, penso che già a Ferrara nel mese di maggio, Ferrara è una cittadina già molto importante per quanto riguarda i rapporti internazionali, non solo per il suo passato storico. Non dimentichiamo che a Ferrara fu creato il primo rapporto europeo di collaborazione tra i piccoli staterelli medievali. Quindi a Ferrara avremo questa manifestazione dedicata a Egio Gasara e a Carlo Henke, dove abbiamo invitato tutte le varie federazioni. Vedremo cosa passerà. Potrebbe essere quella la sede per un primo discorso dal punto di vista di carattere generale di collaborazione. Cosa ne pensate? Perché Ercole Estense, che è stato il fautore dalla prima unificazione europea, potrebbe essere l'ombra che ci dà un viatico nuovo per l'iniziativa. Io riprendo quello che ha detto, scusa, non ho avuto la parola, ma me la sono presa. A volte mi succede. Come al solito. Ha detto una cosa prima Sergio, giustissima, ha detto: se ci mettiamo intorno a un tavolo,
Saranno più i punti d'accordo che quelli di disaccordo. Quando siamo poi lontani, invece, tutte le frammentazioni, gli angoli e tutti gli spigoli da smussare sono tutti là. Invece, io penso che se ci sediamo proprio in quell'occasione, ci saremo, siamo invitati, sono onorato di essere stato invitato da professor Achilli e da te, direttore, nel comitato d'onore, ma a parte i comitati d'onore ci sediamo intorno a una tavola rotonda e vediamo di trovare questi 4, 5, 7 punti d'incontro. Su questa base, poi dopo, minimo comune denominatore, un ombrello di riconoscimento reciproco, certo, con una base giuridica certa, che può essere nazionale, europea o tutte e due. E da lì si può partire. Un incontro una volta l'anno ci fa bene, è uno scambio di idee, è un momento di crescita per la formazione, cultura, per tutto ciò su cui lavoriamo. Però lavoriamo tutti nei nostri giardinetti. Noi come Eureti Excelsia ci abbiamo provato, siamo interculturali per vocazione, quindi a mettere insieme anche arti marziali diverse. C'è sempre un plus a incontrarci. Ecco, da lì si può ripartire. Io quello che avevo detto metto a disposizione. Noi abbiamo un modello competitivo certificato ed è pubblicato sul sito ufficiale Europa Sport come Euretics Excellence. E lì c'è proprio scritto che nel modello competitivo alternativo, all ages, all abilities all together, tutte le età, tutte le abilità e tutti insieme, lì dentro si può costruire. Io do il cappello, l'ombrello, chiamiamolo come si vuole, poi i contenuti che le diano le federazioni. In questo modo ci sarà un regolamento internazionale che è riconosciuto perché è pubblicato su un sito ufficiale dell'Unione Europea e quindi può essere un modello alternativo, ma non è che questo va a sostituire l'esistente regolamento WKF, WKF o come lo vogliamo cambiare. È un'aggiunta. Una volta Maestro Shirai mi disse, forse la prima volta l'ho incontrato, io sempre aggiunto, mai elevato. E questo è, non si, nel suo programma dice io sempre aggiunto, mai elevato, sostituito o cambiato. Io penso, ecco, riprendere un po' questo spirito ci fa bene a tutti. Io lo metto a disposizione, ovviamente. E poi i A contenuti e proposito, gli maestro, a ingredienti li facciamo, li mettiamo tutti insieme. proposito, maestro Shirai, vorrei citare una sua idea attuale, il Chi Ma Wei. Chi vuol dire energia, ma il concetto Chi Ma Wei, la pace. E soprattutto anche il maestro Shirai ha deciso che tutti possono partecipare ai suoi stage, senza bisogno di tessere federali, eccetera. Chi vuole fare un allenamento con lui, ben venga, perché è tempo di aprire e non di chiudersi. Questo è molto importante. Caro Sergio, mentre rispondi a questa domanda, vorrei farti una domanda birichina, no? Visto che sei stato un vasco amaranto della Folgore. Cosa ne dici del libro del generale Roberto Vannacci, Il mondo al contrario? E soprattutto, quando facciamo fare un lancio al nostro presidente europeo Giovanni Gordiani? Mai, Come mai, mai? io non mi butto, no, piedi in Hai terra, sempre appena piedi in detto terra, che bisogna quello non ce la provare. farete, Bisogna provare. Diciamo no, in mi fa tandem. paura anche il quinto No, piano facciamo se in non tandem. fa. Ti mettiamo in mezzo. Da una parte ci sarà Sergio, dall'altra ci sono io. E quindi tu neppure vedi. Avrai un attimo di sbandamento all'inizio, forse. Ma forse. Cosa ne pensi, Sergio? E cosa ne devo pensare? Allora, innanzitutto io ritengo che gli uomini in democrazia devono poter esprimere le proprie idee.
Bene, quindi questi attacchi, diciamo così, ipercritici, vanno bene perché ognuno deve esprimere le proprie idee, però voglio dire, ora mi sembra che su queste cose ci sia stata veramente, un'aggressione notevole, insomma, no? Parliamoci chiaro, io se voglio fare un libro e voglio esprimere le mie idee, no, no, non vedo perché non lo possa fare. Tanto più che poi se uno un libro non lo vuol leggere, non lo legge, no? Quindi fare tutta questa propaganda è stato propedeutico per far leggere il libro a un sacco di persone. Capito? Poi, È un se devo. grosso best-seller, non ci sono dubbi. E soprattutto hanno fatto conoscere, diciamo, la Brigata Folgore anche quelli che non l'hanno mai apprezzata. Esatto. No, ma poi ora, a parte le battute, ci possono essere sicuramente delle idee che sono, diciamo così, estremizzanti, no? Ma a volte si utilizza il paradosso per far capire bene le cose, capito? Perché poi, voglio dire, quando viene detto che questo libro va a coprire buona parte di quelle che sono le idee di tante persone, quindi di cosa vogliamo parlare? Poi, insomma, ognuno trarrà le conclusioni che ritiene più opportune leggendo il libro. Poi, se uno non lo vuol leggere a priori o criticare, va bene lo stesso, insomma, no? Io sono per la libertà di espressione. Voglio dire, è tutta la vita che si combatte per la democrazia e per poter far esprimere alle persone le proprie idee, e poi quando, insomma, e questo lo dobbiamo fare sempre, però, non è che lo possiamo fare perché un'idea non ci piace e allora non si può esprimere, e quella ci piace, allora si può esprimere. Questo non va bene, insomma, ecco. Nel mio mondo, no, il mio mondo non è così. Ultima battuta. Non si sente? Ora sì, ora sento. Ma te senti, Giovanni? Io sento te, ma non sento Spartaco. Te mi Non ti senti, Sergio? sentiamo. Io sì, ti sento bene. Ok, Anch'io. fermi tutti, stop, stop. Fermi Ok, un attimo. aspettate un attimo perché abbiamo avuto un problema col microfono. Un attimo, Io lo problemi al cambio e via. microfono. Forse il mio microfono. Oggi le abbiamo tutte, Oggi abbiamo trovato tutte, anche il microfono. Ragazzi, Va bene. se non mi mandate a mangiare, io Avevamo 4 vi minuti. mordo fra pochino. Sì, no, È due mancano giorni 3 che non minuti, abbiamo sette. finito. Abbiamo 3 minuti, 3 minuti. Quindi siamo proprio ai saluti. Siamo quasi ai saluti. Allora, Firenze. riprendiamo dalla domanda al professor Gordiani. Mi senti adesso? Sì. Bene. Allora, hai sentito? Domanda era molto semplice. Hai letto il libro del generale Vannacci, Il mondo al contrario? No, non l'ho letto, ma sottoscrivo quanto ha detto Sergio, perché la libertà d'espressione deve essere un fondamento della democrazia. Poi certe cose quando si leggono ci piacciono, altre non ci piacciono. I quotidiani ce ne abbiamo
una marea e non si può essere d'accordo con tutti. La libertà di espressione deve essere salvaguardata quando non ci sono messaggi violenti, quando si rispettano certi canoni, è giusto che ci si esprima in democrazia. Non, su questo mi sento sintonizzato in quanto. Allora, a questo punto, visto che siamo, diciamo, tutti d'accordo, e soprattutto le peggiori critiche sono Qualcuno state possa sul libro credere. da parte di coloro che non l'hanno letto di solito, no? Perché di arrivare fino all'ultima pagina per dare un resoconto, siamo No, all'ultima infatti, ma battuta. non ho detto non l'ho letto, ma se mi No, capita no, lo ma leggo. non era rivolto a te. Normalmente le critiche negative vengono fatte dai miei colleghi che il libro non hanno letto, no? Poi vanno a leggere il pezzettino, le ultime 3 righe, cui piace poco, va bene, ma non è importante. Quindi anch'io mi allineo a quanto ha detto Sergio, no? Perché effettivamente in democrazia bisogna accettare tutto, poi verificare, molte cose piacciono e molte cose non piacciono. Come anche la nostra trasmissione, a molti piace e a molti no. Qualcuno sono simpatico e a molti no. Forse sono meno simpatico di quelli dei pochi a cui sono simpatico, ma questo è un altro dettaglio. Bene, a questo punto io ricordo sempre che la nostra trasmissione è supportata dagli amici, dai colleghi Livio Salvetti, Luciano Rocca della Bushido Palestre di Brescia. Eccoli qua in azione. Jujitsuka, quindi gente di Budo, e veniamo alla famosa frase di chiusura, molto birichina: chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Lo ha detto Charles Baudelaire, 1821-1867, che è stato un poeta, scrittore, critico letterario, critico d'arte, giornalista, filosofo, aforista, saggista e traduttore francese. È considerato uno dei più importanti poeti del XIX secolo, esponente chiave del simbolismo affiliato. A questo punto, cari amici Giovanni Gordiani e Sergio Donati, grazie per la vostra presenza, indispensabile. Alla prossima puntata e soprattutto, come si dice, arrivederci e buon samurai a tutti.